Lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata, miei cari figlioli. Ci ritroviamo per la nostra finestra consueta del sabato sera con le apparizioni mariane. Così spero abbiate mangiato la pizza. Lo dico perché in molte famiglie italiane il sabato sera, forse è una consuetudine solo del sud, non lo so, comunque. In genere il sabato sera si mangia la pizza, no? Quelle cose lì un po' sfiziose. Ecco, bene, allora questa sera dobbiamo concludere con, diciamo, con una certa nostalgia, starei per dire, il ciclo delle apparizioni mariane di Avola. Abbiamo fatto quelle di Amsterdam, 5 puntate, e questa di stasera credo sia la quarta. Con questa concludiamo il ciclo di catechesi su Pino Auricchia e la Madonna del Pino, così chiamata perché appariva come a Fatima sul Leccio. La Madonna è apparsa su un pino. Ora lì non c'è più niente praticamente. Alla contrada Mammanelli, nella zona di Avola, diocesi non di Siracusa ma di Noto. Ecco, allora. Questa sera è tempo di bilancio del messaggio di Avola, perché noi naturalmente rinviamo al portale sui social della Madonna del Pino, dove ci sono tutti i messaggi ben organizzati anno per anno, da quando ha cominciato la Madonna ad apparire fino all'ultima apparizione. Però è tempo di bilancio, quindi dobbiamo fare una sintesi. Anzitutto, la prima cosa che vorrei dire è questa. E notate la sproporzione voluta da Dio, e quindi biblica, perché è biblica, tra la intensità del messaggio e la povertà del mezzo che lo annuncia. Questo è tipicamente biblico. Questo è tipicamente biblico. Dio sceglie i poveri. Il termine ebraico è anawim, che vuol dire gli umili, i poveri di spirito, non i poveri di soldi, va bene, o poveri di mezzi anche, ma soprattutto poveri intesi come gli ultimi, i deboli, i fragili. Ho sotto gli occhi la incursione delle iene, che io ho vissuto sulla mia pelle, quindi lo capisco, nei confronti di Pino Auricchia. È già molto anziano lui quando le iene, evidentemente assoldate, sono andate a fargli l'incursione e si vede proprio un Pino Auricchia con un candore tale per cui non riesce veramente a gestire questa incursione qui. Piccolo, umile, era un analfabeta no, ma insomma semi-analfabeta, sì, cosa volete, dell'entroterra siculo, doveva solamente darsi da fare, e questo è semplicemente straordinario, darsi da fare per coltivare i campi. E resta emblematico il primo incontro con la Madonna, perché la Madonna viene col bambino Gesù e lui non capisce che è la Madonna. E le vuole offrire da mangiare e la fa sedere a tavola e poi le dice: Signora, guardi, io devo andare a lavorare, è una giornata di gran caldo, quando in Sicilia fa caldo sul serio. Si accomodi lì, riposi pure con suo figlio. Grazie, 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 accoglierò volentieri. Poi lui dice: Lasci tutto com'è, che poi stasera quando io torno sistemo. Poi lui va a lavorare i campi. Che storia! Sembra una storia biblica, o mi sbaglio? Sembra che questo Pino Auricchia sia ritornato dai pastori di Betlemme. È sconvolgente. È una sorta di renaissance, di revival dei pastorelli di Fatima. E lui torna la sera e trova la tavola apparecchiata. E lui aveva verificato che la signora con il bambino avevano mangiato un po' di formaggio, è proprio roba da Vangelo, proprio. Un po' di formaggio, il latte fresco appena munto dalle vacche, che ne so io, l'uva, perché c'era l'uva, e la Madonna ha mangiato l'uva, ha dato il formaggino al bambinello Gesù, gli ha pure dato, lo teneva in braccio, lo accudiva, tieni, bevi, che questo Signore ci offre da mangiare. Incredibile. Come agisce Dio. Come agisce Dio. Che non starà mai coi potenti del mondo, di qualunque tipo, ma che si schiera coi poveri, con gli ultimi, e che nasconde
i segreti del regno dei cieli ai potenti del mondo, ai sapienti del mondo. Ah, guai ai teologi, guai ad una teologia, soprattutto modernista, che si è fatta sapiente secondo il mondo, perché allora, come si vede chiaramente, Dio ha chiuso la luce. E invece la rivela. È fatto così il Signore, a Pino Auricchia, un piccolo povero, assolutamente poi altrimenti ignoto, bracciante agricolo dell'entroterra siciliano. Lui la sera torna e trova la tavola di nuovo apparecchiata e si accorge che quel cibo che era stato consumato è di nuovo lì. Ecco la sproporzione, perché da una parte abbiamo un Pino Auricchia che stentava un italiano corrente, non è che fosse molto capace di parlare in italiano. La Madonna ha imposto poi, a me è stato detto questo, e ho verificato che è vero, che non toccassero i messaggi come lui li scriveva, per cui talora sono dal punto di vista della grammatica, della sintassi, un po' scordinati questi messaggi. E proprio la Madonna ha chiesto di non toccarli per umiliare, capite, i sapienti secondo il mondo, quelli che sono colti secondo il mondo, quelli che ci tengono a far capire che sono preparati, che sono, capite? Dio li umilia. Ti ringrazio, Padre. Qui c'è Matteo 11, si chiama, gli esegeti lo chiamano il giubilo del Verbo, come c'è stato il giubilo di Adamo nell'Antico Testamento, quando gli hanno presentato Eva. Non sapeva però lui come andava a finire. Questa volta è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, la si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo Ish è stato tolto. Però qui invece c'è il giubilo del Verbo, vi ricordate Matteo 11? Ti ringrazio, Padre, che hai nascoste queste cose ai dotti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Allora, voglio ribadire questo primo concetto che mi pare importante perché è una questione di metodo, è una questione di stile. È una questione dell'agire che riguarda l'agire salvifico di Dio. Dio sceglie i piccoli, gli ultimi, nello stile di Maria, che nel Magnificat canta questa verità. Ha guardato la tapenosis in greco, l'umiltà, che significa, gli esegeti, diciamo, approfondiscono questa espressione, può voler dire piccolezza, bassezza, umiltà, semplicità, comunque sono sinonimi. E dall'altra parte però c'è un messaggio prorompente. Voglio dire che non è che il cielo ha scelto Pino Auricchia così piccolo, così umile, così semplice, per poi rivelare un messaggio del tipo: guardate i fiorellini del campo. Oppure del tipo: guardate come si sveglia la natura. No, per carità, io non voglio essere, qualcuno starà pensando, no, io non voglio essere polemico, mi bastano già i guai che ho, ma voglio dire, è tutto molto bello, però i messaggi invece di Pino sono di una sproporzione, non so se sto riuscendo a smettere. Il primo messaggio sintetico di questo avvenimento che riguarda Pino Auricchia e i messaggi della Madonna del Pino, c'è una sproporzione impressionante che rivela il modus dell'agire di Dio, messaggi non del tipo i fiorellini sono belli e gli uccellini cantano, ma la massoneria è entrata nella Chiesa, fra tutte Benedetto XVI, adesso lo vedremo, uno dei punti che voglio trattare sintetici, ma invece messaggi che riguardano la situazione della Chiesa, che a cavallo tra gli anni 2000 e gli anni 2010, come rivela tra l'altro uno che è il cardinale Danners per altre vie con la biografia, la mafia di San Gallo, stava lavorando nell'ombra. Nessuno sapeva niente, ma Pino Auricchia sì. Impressionante, eh? Nessuno doveva sapere nulla. Questo era il diktat della massoneria. Agiamo nell'ombra. Nessuno. Vabbè, poi il cardinal Danners ha rivelato come stanno le cose. Io voglio dire, casomai ce ne fosse bisogno, io non mi sono mai inventato nulla. Sarebbe stato più utile da parte dei loro signori rispondere alle questioni che io ho trattate anziché venire addosso, perché la storia prima o poi mi renderà ragione, capite? Io sono un tacchino che resiste, sono un tacchino che resiste. E la storia prima o poi mi darà ragione. Bisognava rispondere a queste cose qui. Cioè, come mai il cardinal Danners
fa nomi, cognomi, date, luoghi di una mafia di San Gallo, una cupola massonica che lavorava nell'ombra, attenzione, quindi di nascosto. Ma vi ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo? Quello che direte in nascosto sarà predicato sui tetti. Ed ecco che allora Dio, che sia egli benedetto per questo, è una delle cose che più mi conquista di lui. Guardate, stare con Dio non è semplice, lo sappiamo. È un po' bizzarro il Signore, non si sa mai come agisce. Talora sembra un po' capriccioso, poi ti mette sotto sopra, ti mette a soqqua. Quando ti affido una missione, trema. Perché non sai quel che ti aspetta, però c'è sempre qualcosa che lo rende assolutamente affascinante. È come la donna che si innamora di un uomo, no? E se c'è qualcosa che lo rende affascinante quell'uomo, è esattamente questo per cui la donna rimarrà legata a quell'uomo lì. Anche se poi è bizzarro, è strambo, è qua e là. E così è Dio. Almeno parlo per me, io sono, diciamo, sedotto da Dio. Mi sono lasciato. Allora. E l'agire questo di Dio che mi lascia veramente sorpreso, perché a un piccolo uomo, quello che i potenti della Chiesa stavano realizzando nell'ombra, glielo rivela attraverso la Santa Vergine. Lo trovo semplicemente sorprendente questo. Quindi il primo messaggio che ci proviene da Avola è questo, che un po' l'abbiamo già visto a Fatima, a Lourdes, nello stile di Maria. La Chiesa dovrà essere liberata. La Chiesa cattolica e apostolica romana è sottoposta ad un assedio senza precedenti, dove questa volta non sono i comunisti che almeno avevano la dignità di rivelarsi per quello che erano, sono i massoni, ipocriti, vigliacchi, codardi che si camuffano, che usano il potere giudiziario, il potere economico, il potere mediatico per distruggere chi prova a dire come stanno le cose. È un nemico molto, 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 molto difficile. Perché è l'ultimo, lo dice l'Apocalisse. È l'ultimo, quindi è il più difficile da combattere. Assolutamente. La massoneria, soprattutto quella ecclesiastica, vi invito a leggere, ma faremo in questa finestra delle apparizioni mariane, dedicheremo uno spazio anche ai messaggi della Madonna a Don Stefano Gobbi, quando negli anni 90 la Madonna, era il periodo proprio in cui si appostava la massoneria in Vaticano, parla della massoneria ecclesiastica come della pantera nera, vi ricordate? È il nemico più difficile, è il più insidioso, è molto difficile combatterli perché si camufla. Fanno, capito? Sono camaleontici. Te non li puoi individuare facilmente perché attraverso i media la gente è tenuta sotto ipnosi. Ed esattamente, per esempio, quello che potrebbe essere, sto portando un esempio, poniamo per ipotesi, uno che usurpa il trono di Pietro e appare come il Papa della salvezza, in realtà è camuffato, è esattamente il Giuda Iscariota del cattolicesimo contemporaneo, ma agli occhi della gente deve apparire invece come il Papa dell'amore, della misericordia, dei ponti e del dialogo. È molto difficile, direi, che se vogliamo parlare da un punto di vista umano, è piuttosto impossibile, improbabile vincere la massoneria. Sono molto potenti, alleati tra di loro. La massoneria ecclesiastica ha appigli dappertutto, come la mafia con la piovra, i tentacoli. Hanno amici magistrati, hanno amici politici dei governi, hanno amici banchieri, hanno amici direttori del TG e delle redazioni giornalistiche. Molto, non difficile, improbabile vincerli. E allora? E allora il Magnificat. E il messaggio di Avola è una eco del Magnificat, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Cioè, per sgominarla, la massoneria, già in anticipo, esattamente mentre stavano per accadere quelle cose lì che sappiamo, la Madonna e Gesù rivelano a un contadino che ne ha viste di tutti i colori,
l'hanno preso per matto, la famiglia l'ha tradito, è morto pressoché abbandonato da tutti, a mano a Manelli non c'è niente, il messaggio è stato soffocato. Io credo che il merito di questo tacchino che vi parla è quello di avere risollevato anche la conoscenza importantissima nei nostri giorni di Avola, di cui stiamo parlando dopo Amsterdam. Anzi, a proposito, la settimana prossima, non perdetevi l'appuntamento, parleremo, cominciamo a parlare a Parizia Madonna di Ghiaie di Bonate, che diciamo il messaggio non è altrettanto forte, ma si somiglia molto con Avola. Le apparizioni mariane si somigliano tutte, anzitutto per il destinatario dei messaggi, la povera martire, veramente assediata da Satana attraverso i superiori religiosi del tempo, Adelaide Roncalli, no? Ecco, e poi oltre che il destinatario, anche, come vedremo, il contenuto dei messaggi è molto forte, ma qui ad Avola è uno svelamento, ecco, è proprio una cosa impressionante. A me è rimasto molto impresso, lo dico ai 1480 che ci seguono, chi non avesse seguito le puntate precedenti le vada a guardare, perché sono importanti. Abbiamo commentato i messaggi nelle puntate precedenti, nelle prime tre puntate, ma a me è rimasto impresso la visione che Gesù, tra le tante, mi è rimasta impressa quella visione in cui Gesù fa vedere, o la Madonna, non mi ricordo se chi dei due, vabbè, sono la stessa cosa, e fanno vedere a Pino che c'è il Papa Benedetto XVI seduto nel suo studio, e dice Pino che vede entrare dei cardinali, no? Vede entrare dei cardinali con un documento, vi ricordate? Chiedono a Benedetto XVI di firmare questo documento, che evidentemente non ha scritto lui. E Benedetto XVI si rifiuta, vi ricordate? Ora, questa non è una visione, diciamo così, simbolica. No, 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 lui in spirito è stato portato a vedere, forse in diretta magari, probabilmente seduta stante, questo colpo di Stato nei confronti di Benedetto XVI. Noi poi sappiamo che si è sviluppato Vatilix, l'abbiamo dette queste cose, gli scandali contro Benedetto XVI, eccetera. Ma chissà quel documento che cosa era. E la massoneria per questo ha cercato di distruggere il messaggio di Avola, perché quando questi vengono a leggere che un ignorante contadino dell'entroterra siciliano rivela quello che loro stavano facendo, perché l'avranno letto, si saranno sentiti, come dire, il sangue fermare, perché loro l'hanno fatto di nascosto, e Dio a un piccolo contadino rivela le trame che stavano avvenendo. Oggi noi abbiamo a disposizione la ricchezza di questi messaggi che ci confermano, a noi del piccolo resto, ci confermano che la strada è giusta, che il Papa è Benedetto XVI. E per quello mi ha colpito moltissimo, sempre dentro l'orizzonte di questo primo punto, cioè la sproporzione tra il messaggio e l'umiltà dello strumento, e mi colpisce moltissimo quando la Madonna dice: quell'altro sarà l'impostore, rimanete legati a Benedetto XVI, cioè significa salvaguardate la fede cattolica. E così, in questo primo punto che sto trattando, dei 3-4 sintetici del messaggio di Avola, io credo, miei cari figlioli, che noi abbiamo il dovere di non lasciar cadere la traccia di questi messaggi, di non lasciarla cadere e di non rimanere, come fanno i sedicenti teologi modernisti, diciamo, come si dice, perplessi. Voi sapete che le apparizioni mariane, non solo Avola, subiscono un'onta diffamatoria e un discredito senza precedenti da parte pressoché di tutta la teologia. E io ho sentito storie in giro per l'Italia e per il mondo che ti lasciano senza parole. Per esempio, una madre e una figlia che sono del piccolo resto mi raccontavano di essere andate a partecipare di recente a un corso di esercizi spirituali di un biblista. E io dico: ma che caspita ci andate a fare? Peggio per voi. Di un biblista. E questo biblista inizia così. Inizia così: queste saranno catechesi, meditazioni e riflessioni sulla parola di Dio. Perciò disprezzate da subito ogni apparizione mariana. Ma che cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Che devi parlare della Bibbia
e però sente il bisogno di disprezzare le apparizioni mariali. E due cose che vi dico, e poi andiamo al secondo punto. E siccome sto finendo di scrivere il mio libro sull'infanzia di Gesù, è quasi pronto. Vi ricordate quando Gesù nel Tempio, è l'ultimo brano dell'infanzia, va tra i dottori del Tempio dodicenne? Dice il Vangelo che essi si stupivano della sua intelligenza, vi ricordate, delle sue parole. Si stupivano. Perché si stupivano? Don Dolindo Ruotolo approfondisce, Sant'Agostino da par suo approfondisce, i padri, perché si stupiscono? Le interpretazioni sono varie, si stupiscono, dicono alcuni, perché diceva che il Messia non sarebbe stato un Messia politico come lo aspettavano, ma parla già della croce, del dolore, Isaia 53, uomo dei dolori, quindi si stupiscono. Ma da dove gli viene questa sapienza sto bambino? Nel libro di Maria Valtorta si legge che uno dei dottori della legge dice: sei un Nazareno Satana, sei un Satana Nazareno, perché c'era già, ecco cosa volevo dirvi, uno scardinamento, mi capite, dei cosiddetti detentori del potere sacro e del sapere teologico, che Dio, come già succede con i tre amici di Giobbe, e poi continuamente, come dire, umilia. Ed è straordinaria questa cosa. Dio umilia i detentori del potere sacro e del sapere teologico, come i dottori del Tempio che si stupiscono, perché non si aspettano che questo fanciullo, non ci si può mai aspettare, non si può mai sapere da dove aspettarsi l'iniziativa di Dio, può arrivare da dove non te l'aspetti, può arrivare da dove non immagini, e spesso è così. Mentre la massoneria andava prendendo potere in Vaticano, fino al piazzamento poi di un falso papa, ecco che ad un semplice contadino Dio rivelava tutto. Primo punto, questo penso sia chiaro. Bene, andiamo al secondo punto. I messaggi di Avola, proprio per questo, hanno una forte caratterizzazione profetica. Profetica. Mi spiego meglio. Che cos'è la profezia? Tante volte si è imposta nella gente, nel sentire comune, l'idea che il profeta è quello che annuncia cose future. Vero? Generalmente è questa che si dà. Infatti io una volta a una signora, a un gruppo di fedeli a cui tenevo un corso di mini teologia, no? Perché i tacchini non sanno fare teologia, sono solo impettiti e quindi non sanno fare teologia, per cui i gesuiti che alla Gregoriana mi hanno dato il massimo dei voti dicendomi, come non era accaduto da anni, di pubblicare la tesi per intero, e si sono congratulati, si sono messi in piedi, evidentemente erano dei polli, io il tacchino e loro i polli alla Gregoriana, l'Apollo Gregoriana, chi può capisca cosa mi riferisco. E cosa stavo dicendo? Mi è sfuggito, e che poi quando faccio le puntatine... Allora stavo facendo un corso di mini teologia, a proposito dei profeti, ho detto: chi è il profeta? Fatemi il nome di qualche profeta. La signora ha alzato la mano e ha detto: Nostradamus. Le pareva, guardate che l'ignoranza religiosa è preoccupante, cioè questa donna qui sembrava che Nostradamus fosse uno dei profeti dell'Antico Testamento. Perché Nostradamus prediceva il futuro, no? Noi in Sicilia abbiamo Mago Atanus, hanno fatto un film su Mago Atanus, e questo dice come sta andando la storia. E allora, il profeta però chi è? Il profeta è colui che interpreta la storia presente alla luce di Dio. Bello questo. Bellissimo, da gustare. Chi è il profeta? Il profeta è colui che interpreta il momento presente alla luce di Dio. Che bello questo, alla luce di Dio. Bello questo, povero profeta però, perché la paga. Il profeta la paga. Ora, la Chiesa Cattolica col Concilio Vaticano II ha fatto un gran parlare dei segni dei tempi, no? Se voi andate a leggere i documenti del Concilio, si parla di questa categoria che era molto cara ai teologi francesi della Nouvelle Théologie, i segni dei tempi. Io sono d'accordo, mi piace la categoria, però i segni dei tempi vanno presi, quelli che Dio manda, non quelli che scegliamo noi. Per cui per questi 68isti i segni dei tempi erano le suore in minigonna,
e i preti in giacca e camicia, era un segno dei tempi. Se invece appariva la Madonna a Fatima e chiedeva la consacrazione al suo cuore immacolato, e quello era uno dei segni dei tempi, no, decidono loro. E Dio li svergogna col profeta. Cioè, il profeta, Pino Auricchia è un profeta. Attenzione, non che gli altri veggenti non lo siano stati, però se mi permettete, non è questa, non è naturalmente... Pino Auricchia per me ha una dimensione fortemente profetica. Sapete perché? Perché secondo me neanche lui, anzi realmente sono certo, neanche lui si rendeva conto della portata rivoluzionaria, straordinaria delle cose che vedeva, che sentiva e che metteva per iscritto. E questi documenti vanno conservati, vanno custoditi, perché sono un documento prezioso. E la profezia non va estinta nella Chiesa, attenzione. Perché San Paolo, in quello che è considerato gli esegeti, non so se lo sapete qual è il testo più antico del Nuovo Testamento, il testo più antico del Nuovo Testamento, come scrive l'esegeta Fontakin, è la prima lettera ai Tessalonicesi. Fontakin, lo conoscete? Ha insegnato alla Gregoriana, il mio professore. Fontakin, che lui faceva spesso le lezioni con von Pollon. Mi spiace se la gente non capisce, però vabbè, possiamo precisare a questo punto. C'è stato un confratello che ha esultato, non è difficile capire, ha esultato moltissimo. Mi hanno detto, perché io non ho il tempo di perdere tempo con i fannulloni, vabbè, non ho tempo da perdere. Però mi hanno detto che ha esultato, che finalmente la Chiesa mi ha ridotto allo stato laicale, e tra l'altro è impreciso, perché ancora io non sono di fatto ridotto allo stato laicale. E poi ha detto che io sono un tacchino, ecco, per quello dicevo queste cose qui. Allora, il testo più antico del Nuovo Testamento è la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Avendo scritto il mio libro sull'Apocalisse, pubblicata con la Tacchino Press Edizioni, ho potuto fare presente che già nelle primissime comunità cristiane c'erano i profeti. Interessante. Che non erano da confondere coi maestri della fede e i pastori, mi capite? Era un vero e proprio ministero. Peccato che nell'evoluzione storica questo ministero si sia perduto. Altri sono stati ufficializzati, no? Ma peccato che quello, diciamo, profetico invece no. Ma io penso sarebbe stato utile. Cioè, c'era un vero e proprio ministero profetico. Esistevano dei cristiani che, raggiunti dallo Spirito Santo, profetizzavano, o per il presente, qualche volta anche per il futuro, e venivano trattati abbastanza male. Per questo San Paolo, nella lettera più antica, scrive al capitolo 5, Badate, dice Paolo, capitolo 5, non spegnete lo spirito, versetti 19 seguenti, non disprezzate le profezie, eccolo qui, non spegnete lo spirito. In una chiesa cattolica che si presenta come chiesa della misericordia, chiesa del dialogo, chiesa dei ponti e non dei muri, della sinodalità, dell'ascolto, dell'accoglienza, in questa chiesa, dove però non ci può essere spazio per chi esercita la profezia, non c'è lo Spirito Santo. Si spegne lo Spirito. La massoneria ecclesiastica ha del tutto soffocato il messaggio diavola, lo ha proprio, ci è riuscito in vari modi, anzitutto nel luogo, perché il luogo è importante e questi massoni lo sanno. Quando te hai un punto di riferimento, voglio dire, nel luogo dove è apparsa la Madonna, crei una cappellina, ci metti la statuina della Madonna dove è apparsa, e poi la gente, ma lo sappiamo come va, no? I devoti vanno, accendono le candele e si mettono in preghiera, sopravvive il culto, sopravvive la devozione, giusto? Ma quando te elimini tutto, è chiaro che il progetto è di appunto incenerire il messaggio, e questo è accaduto ad Avola con la complicità della Chiesa di Noto, che è detentrice ufficiale a quanto pare dei messaggi. Io per fortuna non me ne intendo, quindi parlo con le pinze nelle mani, e loro non permettono un approfondimento, perché e lì non c'è niente, non c'è niente.
Non c'è niente, io sono andato a vedere. È uno squallore che non immaginate, c'è qualcosa in più, anzi. Io quando sono andato, ricordo molto bene come fosse stata pochi minuti fa, accanto, diciamo, al terreno dove appariva la Madonna in questo albero, al profeta Pino Auricchia, c'è un casolare. È abbandonato, fatiscente, sporco. Allora io, diciamo, accompagnato da un paio di persone, stavo per entrare dentro questo casolare, ma proprio il mio angelo custode mi ha proprio, spero mi crediate, fermato, come se mi avesse paralizzato all'ingresso. E una voce mi ha detto: non entrare, messe nere. Capito? Perché satanisti e massoni sono compari d'anello, cioè ci hanno mandato lì. Va bene, fidatevi di me, perché questo non è che è provato, non si può provare, capito? Non si può provare, ma io vi dico che è così. Sono andati lì a fare riti satanici per combattere il messaggio della Madonna. E quindi il luogo è addirittura pesante, squallido. È un posto ameno perché è tra i colli dell'entroterra, ma è molto belli, è quasi dal gusto selvaggio, ma non c'è niente. È questo. Il personaggio Pino Auricchia, ci sono andati le Iene e lo hanno praticamente fatto fuori. Lo hanno proprio umiliato, come poi capiterà a me. Lo hanno trattato come un demente. E veramente poi il povero Pino è stato trattato come uno fuori di testa. E sembrerebbe, ma io non ho dati ufficiali, che persino i familiari, lui era appartenente a una famiglia numerosa, l'hanno trattato come uno fuori di testa. Ha dovuto fare due perizie psichiatriche, il povero Pino Auricchia, perché a tutti i costi andava dimostrato che era uno fuori di testa che si inventava le storie. Certo, quando scrive che Benedetto XVI è il Papa che vogliono detronizzare, lo stanno veramente facendo, è chiaro. E questo è l'agire della massoneria. Attacca e spegne lo spirito, disprezza la profezia e vuole distruggere moralmente, non fisicamente, mai fisicamente, finora. Può darsi che con me ci sarà un'eccezione. Non vogliono mai eliminare fisicamente. Se qualche volta si è dovuto fare, era un incidente stradale, ha avuto un infarto, capito? Non so, mi viene in mente Giovanni Paolo I, perché nel mio libro su von Balthasar scrivo che una suora che era con lui ha detto che gli ha fatto presente di aver assistito alla morte per avvelenamento di Giovanni Paolo I. Io questo non lo so, però ecco, diciamo che la persecuzione morale è veramente impressionante. Ma allora San Paolo lo dice: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. E questo è il tempo in cui Dio ci sta parlando attraverso Maria e Maria attraverso i suoi profeti. E Pino Auricchia, senza ombra di dubbio, è stato uno che ha sviluppato moltissimo la dimensione profetica in una chiesa acquiescente. Noi abbiamo dato per buono quello che è accaduto con l'elezione, non mi ricordo come si chiama, e poi invece le finte dimissioni. Abbiamo dato tutto per bene. Poi leggi i messaggi di Avola e diciamo: allora abbiamo ragione noi, eh? E Pino era uno credibile. Chi l'ha conosciuto sapeva che non accettava compromessi. Era uno di coscienza, come si dice, autentico, verace. Chi lo incontrava non poteva dire: quest'uomo recita. Era così com'era. Un uomo molto simpatico, mi dicono, persino attraente. Non so come potessero dire che era attraente, probabilmente nello spirito, ma è piacevole come persona. Ecco, questo era il secondo punto. Il terzo punto dei messaggi di Avola è questo. Il terzo punto è Benedetto XVI. Io credo che i messaggi sono tanti, sono tutti raccolti dal 1990 al 2012, quindi sono 22 anni, giusto? Sono 22 anni, sono tanti, non sono pochi, sono tanti 22 anni di apparizioni. Vedete che nei nostri tempi una delle caratteristiche potrebbe essere proprio quelle delle apparizioni, quelle delle apparizioni, diciamo, prolungate nel tempo, perché abbiamo bisogno. Allora, il terzo punto riguarda Benedetto XVI, cioè
Si parla di tanto nelle apparizioni di Avola, sono tutti messaggi, vi invito a leggerveli, a scorrerli periodicamente, frequentemente, non metteteli da parte anche se adesso da stasera noi chiudiamo il capitolo di Avola, ma leggeteveli, meditateli, soprattutto quelli dagli anni 2000 in poi, perché quello che però emerge con molta forza, con ogni chiarezza, è l'attenzione precipua del cielo a Papa Benedetto XVI. Lo trovo sorprendente, se mi lasciate dire perché. Giovanni Paolo II aveva catalizzato tutto su di sé, vero? Era un bombastic, quello lì era un bombastic, l'incredibile Hulk. Lo dice un tacchino, quindi figurarsi. L'incredibile Hulk era, vero? E tutto si era centrato. Poi è venuto Benedetto XVI, vi ricordate? Ecco che i signori cardinali hanno chiamato un umile lavoratore nella vigna. Beh, a un certo punto, dopo il miraggio voitiliano, è venuto un papa teologo, dai modi così delicati, raffinati. Non è che tanto piacesse questa cosa qui alla fine. Soprattutto quando poi ha dato le dimissioni. Ricordo molto bene quel giorno lì, 11 febbraio 2013. Dovevo pranzare perché così facevamo ogni giorno con un mio confratello. Pranzavamo insieme. Mi ha tirato le chiavi addosso, come se la colpa era mia. Ha avuto un momento di follia perché io difendevo Benedetto XVI. Cioè già allora io dicevo, ma se è successo questo ci sarà. Eh no, il collegialismo è un progressista. Quello che sappiamo, no? Che Viganò, per esempio, dice l'impunito, il tranquillo Monsignor Viganò, no? Dice, cioè che appunto Benedetto XVI è un hegeliano progressista. Ora vi dico la verità. I messaggi di Avola canonizzano e scagionano Benedetto XVI e sono una consolazione enorme per noi. Non so se anche a voi capita, a me qualche volta è capitato di sospettare un po' sottilmente su Benedetto XVI, perché poi insomma vedo come vanno le cose, ma perché non parla? Ma perché non si fa sentire? Ma vuoi vedere che in fondo questo qui se n'è andato veramente perché gli è seccato, perché ha avuto paura? Aveva detto non pregate per me perché io non fugga davanti ai lupi, poi piglia e se ne va. Capite? Il sospetto viene, il dubbio viene. Cioè anche quando poi, perché questo va precisato, le dimissioni sono invalide indipendentemente anche dall'intenzione del soggetto, lo spiego meglio. Il codice di diritto canonico è straordinario, perché il canone 332, paragrafo 2, chiede che il testo con cui il Papa si dimette, quando si dimette, deve essere perfetto, corretto. E non è che è precisa che quindi le dimissioni sono invalide se ci si accorge che involontariamente ha sbagliato. No, non è chiesta la intenzionalità dello scrivente papa dimissionario. Se c'è un errore, le dimissioni sono invalide. Casomai il Romano Pontefice, avvisato di questo, provvede ad una sanatio della declaratio. L'ha mai fatto Benedetto? Questa cosa non l'abbiamo mai trattata. Benedetto XVI ha mai sanato la declaratio? Mai. Come mai? Come mai? Perché se era intenzionato a non fare errori, cosa volete? Può capitare. Ne ha fatti 40. Comunque, può capitare. Può capire 40 errori. Può capitare che uno che si dimette da papa, soprattutto se ha mangiato un arrosto di tacchino, e poi sbaglia, piglia e sbaglia, piglia e sbaglia. Allora gli si fa presente, perché il canone dice rite manifestetur. Non c'è niente da fare. Quindi rite manifestetur significa che non deve sbagliare, che non ci. Non è chiesta l'intenzionalità, cioè. Se io scrivo da papa dimissionario un testo di cui dico che mi dimetto e commetto un errore involontario e mi dicono, Santità, le sue dimissioni sono invalide perché lei ha sbagliato. Ah, mi dispiace, adesso correggo. No, 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 no. Le dimissioni restano invalide e lui deve riscrivere il testo e precisare che ha sbagliato. Ma Benedetto XVI questo non l'ha fatto. E il cielo è sceso in campo per lui, lo trovo sorprendente. Nessun papa dell'epoca moderna e contemporanea
ha avuto parole come quelle che il cielo rivolge nei messaggi di Avola a Papa Benedetto XVI. La Madonna lo chiama il mio Papa. Gesù ripetutamente dice il mio vicario sulla terra. Gesù e la Madonna invitano a rimanere attaccati a lui. La Madonna dice, sempre ad Avola, il Papa Benedetto XVI è perseguitato, pregate per lui. Lo vogliono fare fuori, pregate per lui. E poi, quel messaggio che vi citavo poc'anzi, rimanete uniti a Papa Benedetto XVI. Quindi questo è il terzo aspetto che trovo assolutamente importante nei messaggi di Avola, una garanzia nei confronti della persona e della figura di Papa Benedetto XVI. Quei messaggi ci garantiscono che Benedetto XVI non ha fatto una scelta da capriccio, lunatica o di terrore e paura, anche perché se fosse stato fatto per paura, comunque il metus rende invalide le dimissioni, capito? Invece Benedetto XVI ha maturato questa cosa, e qui trovo questo messaggio molto forte di Benedetto di Gesù a Pino Avola, a Pino Auricchia: se distruggete il vicario di Cristo, Benedetto XVI, distruggerete voi stessi. Lo stiamo vedendo. È una presa di difesa clamorosa, non c'è mai stata verso nessun papa in questi termini qui. Se distruggete il vicario di Cristo, e lo precisa, lo dice proprio Benedetto XVI, se distruggete il vicario di Cristo, Benedetto XVI, distruggerete voi stessi. E Gesù non ha lasciato margini di probabilità, lo dico per Iunacum e per tutti gli impostori che stanno con il falso papa, perché Gesù, la Madonna dice: vi dico che il prossimo sarà l'impostore e le forze maligne stanno dietro a questo scisma. Capito? Ecco, e questo lo trovo sorprendente ancor più perché, ed è il quarto punto dei messaggi di Avola, accanto al tema di un Papa Benedetto XVI, garante dell'unità della Chiesa, custode della fede, eccetera, Gesù e Maria parlano del tema decisivo della apostasia nella Chiesa. Gesù ha detto in un messaggio a Pino Auricchia: Avola sta tra Fatima e Medjugorje. In effetti, leggendo e scorrendo i messaggi di Avola, che vi invito poi a prendere, ripeto, personalmente, vi renderete conto che c'è proprio il tema di Fatima che scorre tra le vene, potremmo dire, dei messaggi, cioè il terzo segreto di Fatima. È un'esplicatio terminorum, tacchinorum, scusate, capito? È un'esplicatio tacchinorum, cioè la Madonna e Gesù precisano quello che sta accadendo. E che cosa sta accadendo? L'apostasia della fede, cioè la perdita della fede nelle masse. Qualcosa di pesantissimo, perché vai a recuperare sto guaio qui. Ma ci sarà da recuperare? Io non credo che ci sarà un recupero, per quel che penso. C'è il piccolo resto che custodisce la fede, e coloro Dio, come spesso è successo nella Bibbia, ricostruisce il cammino. Vi ricordate? Noè e i 4, 5, 6, 7 che entrano nell'arca e tutta l'umanità viene sterminata. Dio ricomincia da capo. Vi ricordate Sodoma e Gomorra rase al suolo? E poi potremmo continuare a citare. E poi, soprattutto quando Israele, gli ebrei vengono deportati in Babilonia e gli ebrei come dire, si addolorano, e Dio dice che lui si conserva un piccolo resto, e con quel piccolo resto che rientra in una devastata Terra Santa, in una Gerusalemme rasa al suolo, Dio ricostruisce l'alleanza. Allora io non credo a un recupero di fronte all'apostasia che stiamo vivendo. Io non credo a un recupero delle masse. No, lo so che è doloroso dir quello, ma cosa volete? È sotto gli occhi di tutti. Io credo a un piccolo resto che non si è contaminato con il vitello d'oro,
che non ha adorato l'idolo della bestia, del pastore idolo, che non ha versato l'incenso della messa in unione con questo piccolo resto, Dio ricostruisce la Chiesa, non recupera, la ricostruisce, non c'è un recupero. Dio non torna sui suoi passi, non torna indietro. E Avola sottolinea questa verità del terzo segreto di Fatima in attuazione, perché parla dell'apostasia dilagante. Anzi, c'è di più. Nel messaggio, dunque, spero di non averlo perso, nel messaggio, sì, eccolo qui, secondo me uno dei più forti, del 6 giugno 2010, è la festa del Corpus Domini. Questo messaggio conservatelo e custoditelo. Giuseppe Auricchia dice, sono in chiesa per la Santa Messa. Dopo la comunione, vedo sull'altare uno ostensorio bellissimo, 2010, percepisco subito la presenza del Signore nell'ostia eucaristica. È una visione che lui ha. Poi dice, ho una grande visione di Gesù. Con la mano indica la Santa Roma, la città Santa Roma, e dice, Roma, Roma, tu piangerai i tuoi peccati. Questo è il quinto punto, questo che stavamo trattando è il quarto, il quinto riguarda l'annuncio di castighi. Ma adesso ci vado, siamo ancora fermi al quarto punto, il tema dell'apostasia e di un piccolo resto che rimane con Benedetto XVI. Questo messaggio del Corpus Domini del 6 giugno 2010 è assolutamente sorprendente, lo trovo clamoroso, perché Gesù dice, figli miei, io sarò con voi sino al mio ritorno, e questo non possiamo che confermarlo nel cuore, ma soprattutto la rivelazione. Io sarò con voi tutti i giorni, Matteo 28, no? Sarò con voi, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Però Gesù, e poi aggiunge, ho istituito il mio, questo è un messaggio da imparare a memoria, 2010, quindi in un tempo veramente insospettabile. Ho istituito il mio sacramento nel pane e nel vino, con il mio corpo e sangue, così potrete nutrirvi con la mia manna celeste, come si nutrirono i vostri padri con la manna del cielo. C'è tutto Giovanni capitolo 6, il discorso eucaristico. Figli, apprezzate ora questa opportunità che avete. È Gesù che parla, 2010, di lì a un paio d'anni. Figli, apprezzate ora questa opportunità che avete. Qual era? Che tu entravi in chiesa, dovunque andavi, basta che c'era un sacerdote che diceva messa, c'è Gesù. Pazienza se celebra male, però c'è Gesù. Di venire dinanzi al mio santissimo sacramento per darmi onore e lode. Io sono la vostra linfa vitale per mantenere la vostra fede salda e per mantenere spiritualmente la vostra fede sana. Cioè Gesù collega l'alimento eucaristico al tema sempre ricorrente, la fede, custodire una fede sana, perché c'è l'apostasia. E San Paolo, sempre nella prima lettera, sempre nella lettera ai Tessalonicesi, questa però la seconda, dice San Paolo, nessuno vi inganni in alcun modo, capitolo 2, versetto 3, prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione. Quindi l'arrivo dell'anticristo è collegato all'apostasia. Ma qui poi il messaggio si fa sorprendente. Gesù dice nel 2010, venite a nutrirvi di me, e poi aggiunge, presto sarà difficile trovare il mio santissimo sacramento. Impressionante. Ma per noi, miei cari piccoli figlioli del piccolo resto, del piccolo tacchino, fidatevi, questi sono messaggi per noi, ci rincuorano. Quando noi abbiamo detto che lì, da quelle parti, non ci può essere la presenza, e se uno va lo sente che non c'è, te lo senti che non c'è. Presto, dice Gesù nel 2010, sarà difficile trovare il mio santissimo sacramento. Dovrete andare sottoterra nel segreto
Ecco perché hai visto l'ostensorio vuoto. Naturalmente sottoterra non significa proprio fisicamente sottoterra, significa quello che noi abbiamo inaugurato, una chiesa clandestina, una chiesa sotterranea, una chiesa non più omologata a quella mediatica, falsa, massonico-satanista, globalista, ecologista e tutto quello che volete. In quell'epoca dovete preservare la mia presenza. I miei sacerdoti fedeli rimarranno uniti al Papa Benedetto XVI e sarà anche difficile trovarli. È impressionante questo messaggio. Guardate, ecco perché poi vai a Mammanelli e non c'è niente, i satanisti sono da lì, per fargliela pagare alla Madonna, per sfidarla, capito? Perché è il drago rosso che sfida la donna vestita di sole. È impressionante questo messaggio, miei cari figlioli. E quasi di rincalzo, sempre nel 2010, il 5 agosto, la Madonna dice: si elabora un piano, già un piano, per distruggere il nostro amatissimo vicario, e l'uomo dei neri segreti attende il momento di salire sulla cattedra di Pietro. Ma è scioccante, guardate. È scioccante. Lo rileggo. C'è proprio la fotografia, 2010, mancano ancora 3 anni al golpe di Bergoglio. Si elabora già un piano, 2010, per distruggere il nostro amatissimo vicario, quindi il cielo, come vi ho detto, è l'uomo dei neri segreti. Attende il momento di salire sulla cattedra di Pietro. Attende il momento. La mafia di San Gallo dice: nel 2005 avevamo già provato a piazzare Bergoglio, il cardinale argentino, sul trono di Pietro. Ci siamo dovuti arrendere e allora abbiamo cominciato a lavorare per costringere, dice Dannels. Gli ha detto lui queste cose, non io, non io. Pazienza se pago per tutti, ma non le ho dette io. Certo, qualche volta quando prendo questo mi viene un po' da piangere. Ma cosa volete? Un profeta non è ben accetto in patria propria. Le ha dette lui, Dannes, non io. Abbiamo lavorato per costringere Benedetto a dimettersi e piazzare finalmente il presule argentino. L'uomo dei neri segreti attende il momento di salire sulla cattedra di Pietro. Non vi è che una sola vera fondazione ed è la casa di mio figlio, con Pietro come primo capo, oggi rappresentato dal vostro pontefice Benedetto XVI. Quindi la Madonna rimarca questa così. Vorrei aggiungere, a proposito di questo quarto punto dell'apostasia, della fede e della perdita della presenza eucaristica, che questo non è però in assoluto la prima volta, perché almeno una volta in maniera ufficiale, nei messaggi della cosiddetta Madonna del Buon Successo in Ecuador, Madre Mariana, mi pare che si chiamasse, ha avuto una visione nella quale la Madonna l'ha portata in chiesa e lei ha assistito alla lampada eucaristica che si spegneva. La Madonna ha detto: nel XX secolo e così via ci sarà appunto l'apostasia e la perdita della fede eucaristica. Non è la prima volta. E Pio XII, che era un papa sensibile alle profezie, Pio XII, che sapeva quello che sarebbe accaduto, un giorno ha scritto questo: si cercherà lo sposo e non lo si troverà. Eppure anche questo è stato detto dalla Madonna della Rivelazione a Bruno Cornacchiola, ha parlato di una sposa vedova. La Madonna, chi è la vedova? Quella che gli è morto il marito. Chi è lo sposo della Chiesa che è vedova? Cristo, che non c'è più. Cristo che non c'è più, miei cari figlioli. E poi ecco questi messaggi qui, era l'ultima cosa che volevo dire. Si conclude con questo, a mio avviso, l'ultimo punto che volevo trattare, un messaggio di speranza, ecco, nonostante tutto. L'11 febbraio 2012, esattamente alle ore 12, scioccante, questo adesso preparatevi perché è veramente scioccante, esattamente, non un anno prima, ma esattamente un anno prima, perché è l'11 febbraio 2012, Benedetto XVI annuncerà le dimissioni l'11 febbraio 2013, Gesù dice,
Ah no, prima leggiamo. Giuseppe Auricchia scrive: è il giorno 11 febbraio 2012, alle ore 12 sono in preghiera davanti all'immagine di Maria. Ricordo l'anniversario di quando è apparsa a Lourdes, ma questa volta la vedo con gli occhi pieni di lacrime. La Madonna sapeva quello che sarebbe accaduto. E così mi dice: figlio mio, è la Madonna quindi che parla. Attenzione, è urgente il mio richiamo. State tutti vicini al mio vicario, perché gli uomini di questo mondo lo vogliono eliminare. Poi noi vediamo a scoprire che l'amministrazione Clinton-Obama stava lavorando in accordo con la mafia di San Gallo, reti trasversali per farlo fuori. L'odio che ha attirato su di sé Benedetto XVI si può solo spiegare con l'Apocalisse. Pregate, popolo mio, fate atti di adorazione e riparazione perché non avvenga la sua morte. E se non voglio sconvolgervi, c'era un piano, lo ha rivelato il cardinale Paolo Romeo, c'era un piano per eliminarlo. Non è successo perché Dio non l'ha permesso, ma il piano era quello di eliminare la persona fisica di Benedetto XVI. E la gente dice che sarà presto, io, la Beata Vergine Maria, lo proteggerò da ogni male perché nessuno sa cosa accadrà dopo la sua morte? E questo è l'ultimo punto che volevo trattare. Questo messaggio qui deve essere attenzionato da noi. La Madonna, dice una cosa che deve farci riflettere. Nessuno sa cosa accadrà dopo la sua morte. Il catecon, allora, Benedetto XVI. Benedetto XVI è il catecon, cioè l'impedimento. La Madonna quando dice nessuno sa cosa accadrà dopo la sua morte, è come se ci dicesse accadrà quello che sapete, cioè l'anticristo, la falsa chiesa, quello a cui stiamo assistendo, il marchio della bestia, no? E la segregazione sempre più evidente. Prima o poi sarà evidente una segregazione di quelli che non si fanno marchiare e di quelli che non si piegano al falso papa. È chiaro. E allora noi dobbiamo resistere e combattere, miei cari figliuoli, senza arrenderci, senza arrenderci. Dobbiamo andare avanti. Sapete cosa vi dico? Dovessero arrivare come si chiama quella roba lì ufficialmente, secondo me è un boomerang che esprime per loro, per i massoni vaticani, bergogliani. Credo che siano in un momento di grande debolezza, di affanno nei miei confronti. Nessuno ha mai parlato con quella chiarezza con cui parlo io. Credo, miei cari figlioli, che non gliene ricaveranno nulla, perché se poniamo dovesse anche andare in porto in maniera clamorosa e senza possibilità di rimedio, che io sono ridotto allo stato laicale, no? E non posso celebrare più pubblicamente, ma quando anche io mi presento in con jeans e una maglietta e faccio una catechesi di questa, chi ha vinto? Chi è che ha vinto? Loro o noi? Scusate, non hanno capito che più mi svestono e più il cielo mi veste. Capito? Mi tolgono le vesti che non devo più indossare, ma stiano attenti a quelle che mi dà il cielo, perché potrebbero essere quelle decisive. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.